Per lei è una giornata particolare, che riveste una importanza nella sua vita, visto che comunque Gino Castellino era il suo secondo padre, come ha avuto modo di riprendere il tuo voto? Sì, oggi sono 26 anni dalla scomparsa cruenta di zio Giulio. Mi sono ritrovato nella duplice veste di primo cittadino, di sindaco e di familiare e di congiunto di una persona perita per amore dello Stato. Quindi con grande emozione ringrazio la grande partecipazione, ringrazio le forze dell'ordine, le autorità militari, le autorità civili per essere qui presenti, perché è veramente un momento per me importante, ma un momento importante per la città, perché la città non può e non deve dimenticare gli uomini che per lo Stato e per la legalità si sono sacrificati. Io amo sempre dire che dobbiamo riannodare le fila con il passato, con lo stato glorioso della famiglia Tomasi, del Gattopardo e di quella bellissima storia, ma vi è anche una storia meno bella, anzi una storia vergognosa e triste, quella degli anni 80 e degli anni 90, durante i quali Palma si macchiò di crimini inenarrabili. L'umanità in quegli anni era quasi stata sospesa, il senso di pietà, il senso dello Stato era scomparso. Quegli anni vanno ricordati affinché non si abbiano mai più a ripetere. E esempi come quella del dottore Gio Castiglione, cioè di mio zio, e di tantissimi altri che hanno sacrificato la loro vita per lo Stato sono essenziali. Dimenticarli sarebbe un crimine ancora maggiore. Questa piazza che oggi vediamo così, in maniera ancora nuda e cruda, diventerà un parco giochi. È casuale la scelta di farlo diventare un parco giochi per i più piccoli? La scelta è una scelta anche metaforica e pedagogica. Dobbiamo dimostrare che dal degrado può nascere il bello, dalle tragedie più grandi, dalle tragedie più cruente può nascere nuovo futuro, ed è questo che vorremmo realizzare qui, una piazza per i bambini che sono loro di per sé l'esempio e la testimonianza del futuro, che possono divertirsi e giocare in un ambiente sano e magari leggere quel nome e chiedere a casa chi fosse quel nome alla quale il loro parco giochi è dedicato. Questa rinascita va e sta investendo tutta la città. Sono 7-8 i parchi giochi che stiamo realizzando, stiamo cercando di completare le urbanizzazioni, più di 8 milioni di euro di cantieri sono qui a partire e in queste settimane abbiamo messo l'ennesima posa della prima pietra. È un costante lavoro, non è nulla di eccezionale se non quello di fare il nostro dovere, per il quale abbiamo chiesto il consenso dei nostri concittadini, grazie alla volontà di Dio e all'amore del popolo siamo qui a ricoprire questo ruolo, abbiamo il dovere e il privilegio di servire questa comunità, dimostrando che con l'amore per lo Stato e per la legalità si può costruire un futuro migliore. Perfetto.